Tutti quanti sono messi ad urlare a fare la scenetta. Sì, ma cosa avete concluso? Che cosa avete concluso? Maria, io sono venuta qui perché rispetto il metodo. E infatti sei qua seduta che rompi i coglioni invece di essere là dentro a parlare. Sarei entrata senza problemi. Perché non l'ho fatto? Perché dovevano andare due persone. Ma scusa, ma che mi importi se te ne fregava qualcosa? Se vuoi fare una roba, falla! Ti prendi una colpa che non è tua. Ditemi una sola cosa concreta. Signorina, non l'ho invitata. Cosa? Chiedo scusa. Non l'ho invitata, prego. Oh, lasciala. Mario. Lasciala stare. Mario, prima. Lasciala stare. Signorina, devo ripeterle per l'ennesima volta, signor, che vi invito la io. Classe mi ha chiesto, la classe mi ha, posso aspettare qui fuori, dopo è disponibile ad accogliermi, se non la di solo. Ne riparliamo dopo, la prego, non insista. Ho detto fuori, fuori è. Entraci. Non posso. Raga, sono entrata nella stanza del preside. Il preside non ci vuole parlare. Vai tanto combattere per le tue idee, vai là. Ci sono andata lì dentro, ci sono andata lì dentro. Ci sono andata lì dentro. Ma non capisco se devo aspettare o devo entrare, ma tu parli e non fai niente. Ma io sono entrata. Che ti parli? Non si aggredisce una persona così. È una cosa di bruttissima quando tutto il gruppo ti urla proprio contro e tu non puoi fare niente. Non sono il problema, è brutto a dire, ma siamo noi quelli che non riescono ad essere capiti. No. Io ho pensato, ma adesso vado a rubare il telefonino così capiscono che sono come loro, perché mi sento diversa qui dentro, non sto bene, non sto bene. Dì, ma tu devi essere te stessa, si abbandoni. Non posso, ho provato, non sono piaciuta loro. Ma che te ne frega, tu sei forte, ma tu sei forte, hai passato tanto nella tua vita e ora ti arrendi a questi quattro mocciosi. Io appoggio Vilma perché diciamo le nostre idee sono molto simili. Anche se ti vengono in contrasto, tu parla sempre, fregatene, io ti sostengo, anche Mario. Quando c'è qualcosa da dire io la dico e basta. Io non ho paura di niente, avete solo una. Sono delle capre, sono dei deficienti, sono una massa. Lo so. Invece le persone che si distinguono dalla massa vengono giudicate sempre perché sono quelle le persone che fanno il mondo.